verità è una parola che ha senso per te, una parola che tu usi fra te e te nel tuo studiolo di scrittore, dice che cosa sarà la creatività? Sono creativo, creo. Ah sì, creo, ecco, creo sì, perché ti rendi conto che in effetti quando, ma credo che sia un problema di creatività intesa come, come azione del creare, sì, ma come legata, come dire, a un'espressione artistica meno, ecco, l'avverto. Cioè si sente, quell'uomo è un tipo creativo, non è una cosa che mi viene da dire molto a me, non me la sento per me. So che ci sono però dei periodi in cui mi sono più, in effetti più creativo, cioè che ho più voglia, che le idee si accumulano, ho così tante idee che vorrei mettere sulla pagina o trasformare in qualche cosa che si ingolfano una con l'altra e alla fine poi non riesco quasi a farne nessuna. E quindi questo aspetto lo avverto, cioè avverto che c'è una, io avverto più delle pulsioni, come dire, una pulsione creativa, cioè che c'è una cosa che mi piace, di cui parlo volentieri, che il mio sogno sarebbe neanche scriverla, che mi sveglio la mattina e già fatta, cioè quella cosa... Vabbè, ma scusa, è un po' comodo però, no? Sì, io proprio, cioè, ogni mattina mi sveglio e spero che, guardo la stampante sperando che il libro è già fatto, capito? Perché io lo so com'è, cioè solo la palla è scriverlo, però, cioè l'idea c'è tutta, dall'inizio alla fine non ho problemi, cioè posso raccontarla, capito? Ti metto con uno mezz'oretta, gliela racconto. Ma non hai un negro che ti sbobina, no? Non sono in grado. Non ci hai mai no. provato neanche? No, perché poi dall'altra... No, non ci ho mai provato in effetti. Devo provarci adesso. Devo trovare qualcuno che li scrive per me, perché questi ghostwriter sono lanciando un appello, fantastici. No, poi quello che succede in effetti è che la cosa è quando poi incominci a scriverla non riesci a non lavorarci sopra, senti sempre che non è perfetta, che ci potresti lavorare all'infinito, allora a quel punto arriva qualcuno, te la strappa e dice basta, smettila perché puoi andare avanti tutta la vita. Quella però non credo che sia creatività, ma credo che sia ossessione. La creatività secondo me è quando, almeno per me, mi sveglio la notte e sento che c'è qualche cosa, che è una storia che sta crescendo dentro di me, ci sono dei personaggi che vedo, che non so ancora esattamente che cosa saranno, come diventeranno, che storia svolgeranno, oppure vedo un ambiente che mi piace, e allora in quel momento sento che c'è una necessità fisiologica di lavorare su quelle cose. Poi quando mi metto la fase successiva, quando devo organizzare, devo costruire una storia, gli devo dare un senso, le cose devono tornare così, quello mi sembra più un lavoro da artigiano poco creativo, in cui comunque rimette a posto delle intuizioni iniziali. Stai parlando di un notturno e di un diurno, però, di un doppio Nicolò che ha delle visioni, delle intuizioni, delle apparizioni di qualcosa, e poi l'altro che si siede, sì, e lo mette giù. Ma poi quello che scrivi mentre lo stai scrivendo, o peggio ancora quando l'hai finito, quando a un certo punto tu o chi per te dice basta, assomiglia a quello che c'era prima? No, è meglio, è sicuramente meglio di quello che pensavo, sì. Sì, mi rendo conto che poi alla fine quel lavoro lì è necessario, e soprattutto poi da un'intuizione, da un'idea si arriva poi, quando tu hai l'idea concreta, che un racconto ti funziona dall'inizio alla fine, tornano le cose, ti piace come conclude, allora a quel punto hai la percezione che, come dire, la tua creatività è diventata qualcos'altro, è diventato un lavoro chiuso, dove non è, ecco, l'espressione, come dire, una creatività libera non porta secondo me da nessuna parte. Deve avere un inizio e una fine. Sì, secondo me sì, cioè non è sufficiente, non amo chi comincia delle idee e poi dopo rimangono lì, dove senti, come dire, il famoso vulcano di idee, è quello che alla fine poi di tutto questo nessuno stringe nulla di tutto ciò, cioè può essere piacevole così per una serata ascoltare una persona che è propositivo a delle cose, cioè se penso ci sono dei posti creativi, cioè dove avverti che le persone per esempio hanno più voglia di raccontare, di costruire, di inventare, per esempio mi è successo a Belgrado di avvertire proprio che la voglia delle persone di raccontare se stessi, di raccontare il mondo in cui vivevano, si incontravano la sera, discutevano, si arrabbiavano uno con l'altro, poi uno usciva fuori con un'idea per un cortometraggio, una cosa, poi di tutto questo difficilmente riuscivano a metterlo in pratica perché anche i mezzi lì sono,
sono pochissimi. Però questa sensazione qui si avvertiva ed era molto piacevole come cosa. Non deve essere velleitaria, ecco. E l'Italia ti sembra, adesso è una domandona di quelle proprio sceme, ma l'Italia ti sembra così, cioè un posto creativo dove... No, non mi pare molto, non sento questa cosa, non sento l'urgenza. Io credo che poi forse alla fine l'importante è l'urgenza di quello che si deve dire, cioè una necessità per cui poi a un certo punto puoi fare quello e basta. In Italia no, almeno diciamo nei posti canonici dove bisognerebbe essere creativi, o almeno che mi appartengono, quelli che conosco io, tipo nel cinema, nella musica, nella letteratura, a un certo punto entra, come dire, una sorta di ci sei dentro, quello è il tuo lavoro, lo fai e nessuno racconta poi alla fine delle cose che realmente ci tiene. È come se in realtà poi se espando la cosa è come se un paese che non avesse voglia di raccontarsi. Io questo lo avverto, c'è proprio un disinteresse a raccontare. Sta un po' cambiando, devo dire, negli ultimi 2-3 anni si sono create anche delle situazioni difficili in cui poi la gente ha proprio la necessità di parlare. Io ho un mio amico che fa l'avvocato, si occupa di cause di lavoro, lavora per la CGIL, e quello che lui mi dice è che oltre al problema, vabbè, che tagliano i posti di lavoro, non c'è, stanno tutti precari, perdono così, vanno da lui quasi a voler raccontare la loro vita, e questo secondo me può essere qualche cosa che sicuramente sta cambiando, ma ci sono stati tanti anni in cui gli italiani non avevano proprio nessuna necessità, e si vedeva anche dalle interviste, per esempio in televisione, quando si chiede alle persone se vivono, che ne so, bene la loro vecchiaia, in Italia ti dicono, parlano di grandi sentimenti, non di sofferenza, di gioia, di felicità, di sensibilità. Se ti capita di sentire le stesse interviste in un paese anglosassone, ognuno comunque ti racconta una storia, partendo dal fatto che ti fa vedere la pancia, ti dice io prima ce l'avevo così, adesso ho i miei figli, cioè, come dire, ci sta proprio una forma mentis narrativa che secondo me è alla base anche della creatività. In Italia invece si parla per grandi sensazioni, per grandi emozioni, che secondo me poi alla fine sviliscono l'individuo e la sua storia. Sì, però tu dicevi urgenza poi del racconto, dicevi urgenza creativa, e poi in realtà hai spiegato che creatività è appunto racconto di qualcosa nelle varie forme espressive, non necessariamente racconto letterario. Ma l'urgenza da dove viene? Perché parlavi di Belgrado, e allora uno immagina che l'urgenza venga dalla mancanza, da una mancanza precedente, da una difficoltà, e allora mi sembra che tu stai raccontando un paese che almeno fino a qualche anno fa, il nostro dico, era, come dire, satollo e viziato, e quindi forse per questo non aveva bisogno, sicuramente non aveva questa urgenza del racconto, ma anche poi delle generazioni giovani. Tu sai che sei destinato a essere un giovane scrittore per i prossimi 20 o 30 anni, no? No, è finita. Non c'è più quella cosa lì? No, perché lo dimostro proprio con fisicamente. No. Ma scusa, De Carlo è un giovane scrittore. Perché a lui gli piace, cioè si fa le foto, ci si mette proprio, cioè ci si impegna, cioè si tinge i capelli, fa delle cose importanti. Tu non hai, come si chiamano, i camperos, gli stivali da giovane scrittore? No, io cerco, guarda, sono perfetto, cioè sto cercando, anzi, domani, la prossima volta, addirittura la cravatta mi metto. No, ma non credo questo. Era un giovane cannibale, sono stato per un sacco di tempo e non ma sapevi di esserlo, eri conscio di essere un giovane cannibale? Non ero completamente convinto, però tutti dicevano che era così, mi sono convinto che lo fossi, almeno per un po', poi dopo ho capito che non era quello, fortunatamente, ma era una cosa che secondo me poi non esiste più nel rapporto con i tuoi lettori, che sono poi alla fine quelli per cui scrivi. Cioè non ho mai avuto percezione, parlando con una persona che ha letto i miei libri, di questo problema. Cioè non è mai, se c'è questa domanda, è una domanda che viene, che ricorre nelle domande dei giornalisti che devono cercare di inquadrarti, raccontare la tua storia. Cioè ci sono dei lettori, diciamo, di mestiere, che sono quelli che non contano, quelli che mettono le etichette, quelli che hanno bisogno di fare i titoli di giornale, sì, su qualcosa. Quelli sicuramente sì. Quando invece parli con la gente che parla del libro che ha letto, di quello che gli ha, se gli ha suscitato qualche cosa,
ti chiede quello che stai per fare, che cosa hai pensato lì, se quel posto dove l'hai visto, insomma c'è un altro tipo di rapporto, un rapporto come se con una persona qualsiasi che, a cui tu hai raccontato una storia e vuole saperne di più, oppure ti racconta che cosa ha sentito di questo. Invece tutto l'altro aspetto è un aspetto, come dire, giornalistico, che non so poi alla fine a chi interessi. Beh, appunto, non parliamo troppo di giornalisti, però c'è anche il tipo di domanda, giusto, vedo che qualcuno annuisce, mi sembra sacrosanto. Aldo di Aldo Giovanni e Giacomo, per esempio, una volta mi ha detto, sai, io riconosco subito se uno è un giornalista o no. Il giornalista è quello che ti chiede delle cose generiche sempre uguali, che film stai per fare, quando l'hai scritto, qual è il tuo percorso, mentre lo spettatore, o nel tuo caso il lettore, è quello che ti dice, ma pagina 12, perché gli hai fatto fare così e non colà? Oppure nel suo film, perché quel personaggio muove il braccio verso destra e non verso sinistra? C'è anche questo, cioè la capacità di entrare dentro un'opera e di chiedere poi all'autore qualcosa di proprio, ma neanche analitico, come dicevi tu, di rivissuto poi? Sì, assolutamente sì, io penso che poi, io di questo sono convinto che, beh, mi sposto un attimo dal problema dei giornalisti, però penso che, come dire, un lettore è uno che... io prima di essere scrittore sono stato un grande lettore, mi considero ancora più un lettore che uno scrittore, mi entusiasmo per un buon libro e credo che un buon libro in realtà sia fatto sì dallo scrittore, ma al 50% è fatto dal lettore, cioè, come dire, un libro, al contrario di un film, ti lascia degli enormi spazi immaginativi, cioè, come dire, è una leva per la memoria e per la capacità creativa del lettore. Quando io descrivo un personaggio e dico era alto 1,5 metri, largo 1,5 metri e rotolava giù dalle scale, ognuno in quel personaggio non vede completamente il personaggio che ho raccontato io, ma vede qualcuno che conosce, quindi nella memoria c'è questo aspetto, quindi al buon scrittore c'è anche, secondo me, il buon lettore, quello che coglie di più da un libro. E quindi se il lettore ti fa quelle domande è perché in qualche modo è riuscito, se il libro gli è piaciuto, chiaramente, se il libro lo ha semplicemente interessato, ha colto o dei problemi o ha colto delle cose che lo hanno fatto, così, gli hanno mosso memoria, emozioni, e questo aspetto qui è fantastico, cosa che per esempio al cinema manca completamente. Il cinema è noiosissimo quando uno va al cinema e vede un film tratto da un romanzo e successivamente si legge il romanzo, è come se il lettore regista ti imponesse delle immagini che non sono le tue, quindi tu incominci a vedere il protagonista come, che ne so, Brad Pitt, e ti dà fastidio perché quello è il tuo di personaggio, quindi questo spazio buio che viene colmato dalla fantasia del lettore, secondo me è quello che fa grande la letteratura e la rende superiore a qualsiasi forma, diciamo, secondo me, se non all'arte, alla musica, che anzi in questo senso, alla pittura, che ancora di più fanno questa cosa, ma al cinema, dove tu addirittura c'hai l'immagine di Gesù Cristo, ed è abbastanza alla fine sgradevole questa cosa. Dici, qualcuno che va al cinema, vede un film e poi legge il romanzo, suppongo che i tuoi romanzi tu li avessi letti prima di vederne poi le trasposizioni cinematografiche, i tuoi? No, io l'ho scritti, poi li ho riletti dopo, no. Ecco, poi sei andato al cinema a vederli, però. Sì, sono andato, devo dire che questo aspetto qui è una cosa a cui... devi, come dire, a un certo punto ti devi abituare, perché poi c'è una per uno scrittore invece l'idea di lavorare con altre persone, di poter collaborare, di scrivere con altra gente è molto divertente, perché sennò sei sempre solo tendenzialmente. Tu hai sceneggiato che cosa? Cioè, Io non ho paura, ho sceneggiato L'ultimo capodanno di Rumanità, poi ho fatto delle sceneggiature per altri film. Ogni tanto lo faccio, devo dire, lo faccio quando scrivo i romanzi, sono proprio immerso nel romanzo, non riesco a fare entrambe le cose. Però è molto divertente, soprattutto trovo che sia una cosa piacevole lavorare con gli altri quando scrivi delle cose che fanno ridere. Quando si entra nell'intimo del sentimento, cioè nelle commedie mi trovo abbastanza bene, se devo scrivere una storia tragica faccio più fatica a scriverlo con qualcun altro, perché è come dire...
senti che comunque sono delle emozioni personali che difficilmente riesci a scambiare con gli altri. Però, per esempio, scrivere racconti a quattro mani mi diverte molto, perché è proprio un cazzeggio in cui ognuno la spara più grossa, poi dopo la cosa viene rimessa a posto, si può fare. Scusa, non è proprio, come dire, un'analisi finissima questa, tecnicamente funziona così, è un cazzeggio in cui ognuno la spara più grossa. Sì, sì, cioè, te lo giuro, cioè, io adesso ne ho scritto uno in cui proprio stavo male, cioè con qualcuno. Uno con un attore che si chiama Antonio Manzini, che fa anche lo sceneggiatore, che adesso pubblicherà tra l'altro un libro, e uscirà questa antologia di racconti gialli, in cui ci sta Camilleri, Faletti, Lucarelli, Fois, Carlotto, e io l'ho... Non è che proprio sono un giallista puro, però ho detto, vabbè, ci provo, poi vediamo quello che... E stavo in campagna quest'estate con un mio amico, ho detto, vabbè, io adesso lavoro, però la sera 2 ore ci mettiamo lì. E ci divertivamo proprio a scrivere quella cosa. Poi non sapevo se quella cosa sarebbe diventata veramente un racconto, ma è proprio un gioco che fai. È come ma se... frase per frase, cioè... Frase per frase, proprio, cioè, che ne so... Ma c'è un signorino a scrivere, poi c'è qualcuno... Ma no, perché noi dice, che ne so, uno sta lì e dice, si incastrò... in un posto, che ne so, allora dice, si incastrò come un... Allora lì sul paragone uno si schianta, allora dice, si incastrò come un Cirochi a vicolo del 5, che è una strada piccolissima, per dire che stava in una situazione difficile, oppure due che non riescono a parlare, si sono incartati come due etti di mortadella. Cioè, ti cominci a dire... Questa è tua o sua? Eh? È tua o sua? Non mi ricordo. E quindi sono cose che comunque fai così, con grande leggerezza. Poi è chiaro che quando scrivo un romanzo invece c'è tutto quell'aspetto più doloroso. Io non ho paura, ho fatto fatica, perché si parlavano anche di sensazioni più complicate. Però, per esempio, in questo racconto è proprio così, cazzeggio puro.